Che cos'è l'Eid Baba? L'Eid al-Eid significa festa. E noi musulmani abbiamo due feste. Eid al-Fitr e Eid al-Adha. Oggi parliamo di Eid al-Adha. Eid al-Adha significa festa del sacrificio. Ed è fatta in onore di un gesto con il quale Allah subhanahu wa ta'ala ha messo alla prova il nostro antenato Ibrahim e suo figlio Ismail. Come lo ha messo alla prova? Lo ha messo alla prova prima donandogli un figlio, facendolo crescere con amore, un figlio a cui ha insegnato l'obbedienza e le responsabilità. Si trattava appunto di suo figlio Ismail. Insieme, padre e figlio, costruirono la Kaaba, il luogo più sacro ai musulmani di oggi e da sempre. Ibrahim ed Ismail amavano molto Allah e padre e figlio si amavano veramente tanto. Un giorno Allah volle mettere alla prova Ibrahim ed Ismail e chiese ad Ibrahim se era disposto a sacrificare la vita di suo figlio per amore di Dio. Ibrahim andò a parlare con suo figlio Ismail ed entrambi si fidavano tanto 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 di Allah. Si fidavano tantissimo perché Allah non li aveva mai traditi e sapevano che Allah non chiedeva le cose a caso o per divertimento. Ismail disse a suo padre che se Allah lo aveva chiesto, allora dovevano farlo. A questo punto Allah dice ad Ibrahim che in verità Dio non ha bisogno di sacrifici umani e sicuramente non chiedeva la vita di coloro che ama in questo modo. Allah era felice dell'obbedienza delle sue creature e così decretò che da quel momento in poi quel giorno sarebbe stato per sempre festa. La particolarità di questa festa è che è per tutti. I ricchi dovevano pensare ai poveri, dare a loro la possibilità di mangiare la carne, di poter ricevere e dare doni, essere felici, e Allah subhanahu wa ta'ala decretò per quella giornata una preghiera speciale. Questa storia ci insegna tante cose e tra queste abbiamo l'amore che Dio ha per le sue creature, l'amore tra genitori e figli, il sacrificio che le persone sono disposte a fare per fare la cosa giusta sempre, di aiutare i poveri e i bisognosi, ovunque essi siano, anche con poco, ma non dimenticarli mai. E quindi regali, vabbè. E quindi regali, inshallah, te ne faccio tanti.